Buonasera, fanciulle, come state? Io sono sconvolta e stanca oggi. Allora, cominciamo. O sono andata a Panorama e ho fatto un pochino di spesa perché mi mancavano alcune cose, poi prendi di qua, prendi di là, di una spesa piccola diventa un spesone grande. Allora, incominciamo con le cose che vanno in congelatore. Allora, mi sono presa i Magnum classici, questi qua adesso li metto subito perché ci stanno già scongelati. Questi ce ne sono praticamente quattro, ragazze, e sono veramente veramente buone. A me piacciono un casino. Poi ho preso della Carte d'Or, cominciamo, e la gelateria, che è vaniglia, cacao, fragola e pistacchio. Lo devo mettere immediatamente in ghiacciaia questo. Adesso, ragazze, mi assento un attimo, metto queste cose e ci rivediamo. Eccomi ritornata, ragazze. Poi ho preso il mio solito succo che prendo per bere, dato che io, come ho spiegato, non bevo né l'aranciata né il vino, l'acqua sì. Allora, ho preso questa della Bravo e questa è arancia rossa. Allora, io la trovo fantastica, mi piace ed è buonissima. Poi, cosa ho preso? Mi sono presa una bottiglia che con il caldo ci sta del tè estate alla pesca, questo qui. Poi mi sono presa due confezioni di latte Zinil. Questo qua, il tappo, si è perso per strada. Scusate, ma tutte a me. Vabbè, eccolo qua. Me ne sono presa due. Una e due. Poi ho preso un casco di mele golden. Queste qua, le solite, che io ci vado letteralmente matta. E un'altra busta va via. Poi ho preso, sempre per cucinare, il mio solito vino, quello rosato. Lo faccio quando faccio il sugo o qualunque altra cosa che sia fatta con il sugo, perché non mi piace metterlo nella carne quando la faccio in bianco. Poi ho preso il gemello, praticamente il vino bianco, questo qui, che uso per cucinare. E poi mi sono presa dei funghetti che ci volevo, cioè ci voglio fare del minestrone, mi sono dimenticata le buste da congelatore, vabbè, domani ci vado a prenderle. E ho speso 72 centesimi, questi qua, i funghi champignon, perché a me il minestrone mi piace farlo in casa. E la nostra busta va via. Poi, allora, incominciamo un attimo. Eccomi qua. Allora, ho preso una confezione che è più conveniente di zucchine. Con queste io ci farò il minestrone e me li faccio all'estero. Oppure ci faccio le torte salate, ce ne sono 3, 4, ci sono 4 zucchine qui che mi sono costate, non c'è il prezzo, vabbè, io lo perdo sempre. Poi ho preso un'altra confezione, questa qua, pronto raccolta, che l'ho pagata 1,29 euro, questa. Ci sono due peperoni, due zucchine e una melanzana, per me è parso conveniente. Poi ho preso una confezione di prosciutto cotto, una, ce ne deve essere un'altra in giro, il prezzemolo fresco perché l'altra volta sono andata e non l'ho trovato. Adesso è stata una fortuna perché è all'ultimo, ma vabbè, mi serviva e l'ho preso. Poi ho preso le tavolette per il WC, queste qua, della vicinette, che io trovo fantastiche e carine da mettere nel WC con questi fiorellini qua. Me ne sono presa e tre scatoline di queste. Poi mi sono presa i miei soliti assorbenti della Nuvenia, me ne sono presa tre pacchetti che io li uso e trovo fantastici, non fanno allergie. Poi mi sono presa questa maschera sempre contorno occhi che vi ho fatto vedere nel video che ho fatto la pulizia del viso. Questa è qua. Praticamente, ragazzi, sono fantastiche, rinfrescano moltissimo il contorno occhi.
Le ho volute riprendere, stavano a 2 euro. Poi mi sono presa un pacchetto di struccante, questo qui. Poi il mio compagno si è voluto prendere queste alette di pollo piccanti, che ha pagato 2,90 euro, se ne è presi due, così ceniamo questa sera. Le metto qui, così non... Poi ce ne deve essere un altro pacco in giro, non so dove stiamo, vediamo. Mi sono presa due smalti, due smalti di questo colore, cioè questo step 1 è uno smalto e questo è un gel praticamente step 2, che è un lucido che fa effetto unghia finte. Questo è qua della Rimmel, a me Rimmel fa impazzire, questi due. Ne metto qua e poi vado a mettere a posto. Un altro pacco di assorbenti. Poi ho preso tre pacchi di pasta, uno di spaghetti numero 5, questi qua della Barilla, che io trovo fantastici. Un altro pacco sempre della Barilla di tortiglioni, numero 83, questi qua. Poi mi sono presa la cena per questa sera, per moi. Mi sono presa questa pizza qua, alta margherita, ragazzi, io la trovo buona, mi piace tantissimo. È semplice ed è facile da fare. Poi specialmente che stasera non ho voglia di cucinare, mi faccio la pizza. La metto qua, che adesso la preparerò, basta infornarla. Poi ho preso solo un pacco di zucchero. Io quando ci vado nel carrello ne infilo sempre uno per non rimanere mai senza zucchero. Mamma mia, mo cominciamo, eh. E un'altra busta va via. Moment, aspettate un attimo, ne prendo un altro. Rieccomi. Poi ho preso un pacco di biscotti che mi servivano per fare questo dolce, se lo faccio, benedetto dolce. Oh mamma mia che paccone che ho preso. Mi sa che il gelato ha fatto un grande macello in questa busta. Scusate un attimo ragazzi, un attimo. Rieccomi di nuovo ragazze, il gelato aveva fatto un casino, dovevo pulire. Allora, ho preso i Kinder cereali, questa cioccolata qua, che mi piace tantissimo, la andrò a mettere in frigorifero perché questa poi non può stare adesso con il caldo. Poi ho preso un paccone, non avevo visto che era così grande, vabbè, di Oro Saiba, questi qua. Guardate quanto è grande ragazze, c'è una nuova ricetta buona con una volta. Ok, scusate se leggo l'altro. Questo qua dell'oro, io dovrò fare, se ci riesco, questa benedetta torta. Adesso dove li mettiamo? Qua. Mamma mia ragazze, qui non si capisce più niente. Poi mi sono presa il mio solito caffè Hug, questo qua. Ragazze, io lo trovo buonissimo, è buono e non fa per niente male come caffè normale. Poi ho preso questa, no, ho preso queste uova di allevamento a terra, sempre della PAM, queste qua. Le muovo piano perché non vorrei che si rompessero. Le appoggio da qualche parte qui, così stanno belle lontane lontane. Poi ho preso questa provola a fette, provola dolce, questa qua, che sinceramente è buonissima, a me piace un casino. Poi ho preso questi sughi pronti, ho preso il gusto allo scoglio, questa qua, questo che è di Condi Presto Esca, questo qua. Ne ho presi due pacchi. Ecco qui l'altro pacco. Scusate ragazzi, che questo mi metto in congelatore. Poi mi sono presa un'altra, cioè una busta di biscotti da Lamino Bianco. Si chiamano i ritornelli e sono al cacao e alle mandorle. Ragazze, io ho finito il primo pacco e vi devo dire che sono veramente, ma veramente buone. Io queste me le inzuppo nel latte e sono buone, buone, buone.
Poi ho preso, che devo mettere nel congelatore, i miei filetti di baccalà, senza comprare il baccalà, pulirlo. Io con questi sono già impanati, li metto con un po' di olio, li friggo e sono buonissimi. Aspettate un attimo di nuovo, ragazzi. Rieccomi. Poi ho preso di nuovo il dentifricio al mio compagno, quello là della Oral-B, Repair gengive e smalto, questo. Lui lo trova buonissimo, si compra sempre questo qua. Poi mi sono presa il mio solito detersivo per i piatti, il Netzer, ai carboni attivi. Io lo trovo fantastico, ragazze, questo qua. E compravo prima lo svelto, scusate, ogni tanto sono stanchissima. Compravo prima lo svelto, ma in un periodo lo svelto mi ha cominciato a deludere, non faceva più la spuma che faceva prima e ho cambiato di nuovo. Adesso compro il Netzer, l'avevo comprato già in passato questo qua. Poi ho ripreso un altro pacco di pasta, le penne rigate sempre della Barilla, sono queste qua. E riempiamo. E poi mi sono presa per me il yogurt, questa qua della Mila, che questo gusto banana, gusto pesca, sono yogurt da bere, e fragola e fragola. Devo dire che a me piacciono un casino, poi all'estate li bevo molto di più dell'inverno. E un'altra busta va via. Poi ho preso, qui c'è un'altra confezione di prosciutto cotto. Poi ho preso di nuovo, io ogni tanto la infilo nel frigorifero per non rimanere senza, della pancetta affumicata, questa qui, della Varetta. Con questa ci faccio anche le torte salate, ma mi sa che farò le torte, qualche torta salata la farò. Poi ho preso un pacco di cappelletti al prosciutto crudo, questi qua. Non li ho ancora assaggiati questi, e è la prima volta che li compro questi tortellini qua. A me sinceramente non piacciono tanto, però al mio compagno sì. Poi qui ci stanno un altro pacchetto di alette. Ho preso i miei amati ravioli al brasato, che sono buonissimi. Li compro e li ricompro sempre. Questi, ragazzi, con il sugo, con la carne, col sugo macinato, sono buoni, buoni, buoni. Anzi, sono buonissimi. Poi ho preso una confezione di lasagna fresca, sfoglia grezza di Giovanni Rana, questa qui. Io questa la faccio anche con l'altra lasagna, praticamente gli do una mezza sbollentata, non mi piace metterla a chiuso. Poi ho preso un po' di sfoglia, un rotolo solo di pasta sfoglia, perché la mangio solo io. Ma vediamo, vorrei farmi una torta salata, ma vediamo, mamma mia, che macello qui sopra. Ho preso dell'Emmental, formaggio a fette, questo qui, e io metto tutto qui sopra. E poi mi sono presa, che devo rimettere di nuovo nel congelatore, i miei amati pisellini Findus, quelli più grossi non mi piacciono, che mi ci trovo bene con questi. Io con questo mi ci faccio i contorni per la carne, oppure li mangio così con un uovo dentro, e sono buonissimi. E poi, questa non può mancare mai, la mia carta igienica. Questa è della Smile, sono 10 rotoli di convenienza. Scusate, ragazzi. Ecco qua. Poi ho preso sempre questi qua della Vicinette, che sono carini. Ho preso uno e due, anzi ne ho presi tre di questi qua, perché non ho trovato altro, gli altri non mi piacevano. Questo già che non
non mi soddisfa tanto. Poi ho provato un'unica e unica, dico, insalata iceberg. Chissà, qualcuno può darsi da dimenticato di prendersela e stava lì sola soletta e aspettava me e l'ho presa. Poi ho preso del macinato per ragù che ho pagato 2,41 euro. Questo è qua, dei prezzi che mi ricordo ve li dico, ma lo scontino guardo sempre. Poi mi sono presa due paia di guanti, perché nell'ultima spesa che ho fatto, non me li erano stati, mi sono presa un attimo ragazze. Guanti qua, non so se qualcuno di voi l'ha comprate, della Spotex. Ci metto un botto a metterle e per toglierle faccio una grande sudata. Sinceramente non mi piacciono, infatti le devo consumare. Io amo tanto queste qua, purtroppo la S non c'è, mi sono presa la M, speriamo bene, me ne sono prese due pacchi perché i guanti si strappano, ma vabbè. Qua sono andata alla farmacia e mi sono presa il dentifricio per me, che adesso ve lo faccio vedere, perché finché non vado dal dentista non mi convinco. Mi ha dato il Sensony, questo qua, per le gengive sanguinanti, e anche il Paradontax, questo qua. Questi sono i miei. Mettiamo da qualche parte. Poi ho preso un altro macinato, questo ho pagato 3,88 euro, scusate, c'ho il singhiozzo, capita a voi. Poi un pacco di fazzolettini soffici e resistenti, anche questi con... Allora, praticamente io sono allergica e se ne vanno con questo tempo, poi non vi dico il polline, mamma mia. Un altro pacco di assorbenti, sempre della Nuenia. Ho preso un pacco di Scottex, io prendo questi qua bianchi, prendo come capita, però no, prendo questi qua prima di tutto perché sono più convenienti. E niente, dove li metto, mamma mia, c'ho tutta la cucina, un disastro. E poi finalmente le ho trovate, perché la voglio cambiare, perché ormai si è rovinata, si è strappata tutta, non mi piace più, e me ne sono prese due. Le ho trovate per la tavola della cucina, mi sono piaciute e le ho comprate. Queste tovaglie qua, che sono in plastica praticamente, io le trovo comode perché se cade qualcosa passi la pezzetta e le pulisci. Ho preso questi qua con i girasoli, guardate quanto è carina ragazzi. E poi me ne sono presa un'altra, perché ogni volta che ci vado non le trovo mai, mamma mia, sti capelli come sono sconvolta. E ho preso quest'altra qua, e questa è con i cuoricini. Bene ragazze, mi sa che ho finito. Sì, ho finito. Allora ragazze, il mio bottino, la mia spesa finisce qui. Vi ringrazio che mi avete seguita fino all'ultimo, vi mando un bacio. Se passate dal mio canale e siete nuove e volete darmi un supporto a me e al mio canale, per iscrivervi. E che dire, vorrei ringraziare le vecchie iscritte e le nuove iscritte che si stanno iscrivendo a supportare il mio canale, e grazie. Che dire ragazzi, adesso vi lascio perché sono stanchissima, non ce la faccio più. Allora, metterò a dare una disinfettata a questa spesa, perché se la vedete tutta non ci potete credere, ve la devo far vedere, guardate, è un pandemonio, guardate un po', eccola qui, è tutta qui. Adesso la devo disinfettare e metterò pian piano per ordine tutto in frigo e sistemare bene. Bene ragazze mie, questo video è un po' così,
tramustato, cioè fantastico. Allora, vi mando un bacio, ciao, sono stanchissima, ciao! Buongiorno ragazze, vi vorrei mostrare un mini vuoto alla spesa che sono andata a comprare adesso, che mi ero dimenticata ieri nello spesone praticamente. Allora, ho preso questo acetone qui, leva smalto della Rimmel, poi ho preso 1, 2, 3, 4 paia di calze al mio compagno, queste qua da Panorama, pagate 4,49 euro. Ho preso un paio di pedalini per me, queste qua, tutte colorate, con rosa, rosso, verde. Mi sono scordata quanto le ho pagate, vabbè, me lo sono dimenticato. Poi mi sono presa delle calze che ho trovato finalmente della mia taglia, me ne sono presa 4 paia, così sto a posto per un po'. Poi ho preso 2 confezioni di limoni e poi ho preso un altro da del Nelson, praticamente carboni attivi, azione sgrassante. Questo io lo trovo molto buono. Sapete una cosa? Questo io lo uso pure come posso spiegarvi? Toglie le macchie praticamente. Poi vi spiego in vuoto la spesa a che cosa l'utilizzo io. E per finire, che mi mancava perché devo stirare, il mio merito, questo qua, l'appretto, questo, che è fantastico, fa una stiratura facile e perfetta. Io ragazze con questo ci stiro in 5 secondi, ma stirare a vapore no, ci metto tantissimo. Bene ragazze, adesso vi auguro una buona domenica, scusate se non vi faccio vedere in viso, però sono molto molto sconvolta, stanca e ho un grandissimo mal di schiena. Comunque, se passate dal mio canale e vi volete e vi piace, vi volete iscrivere, iscrivetevi e attivate la campanella per i prossimi video. Ciao belle, un bacio, buona domenica!